pulisco le borse della mia collezione di borse. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri, per hobby ho un canale YouTube e come sfida personale ho deciso di convertire tutto il mondo pezzottato in mondo originale. E col tempo, che era una cosa diciamo super mega impossibile, che ci si stia sensibilizzando a questa cosa. Se non mi conosci, ovviamente questo è un canale YouTube completamente dedicato alle borse, a tutto quello che c'è dietro. Se mi conosci, sai da quanto tempo ci diciamo che è importante comprare borse originali. I video che faccio non sono sponsorizzati, quindi tutti i prodotti che tu vedi, sia dal punto di vista, proprio in questo video parleremo di pulizia delle borse, sia di acquisto proprio dei prodotti che poi vado a pulire, quindi tutti quelli che fanno parte della mia collezione, sono prodotti che ho acquistato per dimostrare che si può essere fashion, fighi e tutto il resto comprando borse legali e non quelle del mercato parallelo pezzottato, fake, che borse cadute dal camion, come più ne, e quanti più ne hai più ne metta. Ma in questo video ti farò vedere la pulizia di una borsa in pelle, una della mia collezione, di una borsa in similpelle. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ti avevo promesso, in questo video e fra poco compariranno le borse che andrò a pulire. Ti metto l'indice di tutti i prodotti, anche un po' i prezzi. Ovviamente sono dei test, quindi mi perdonerai, perché un conto è stare in fabbrica e lavorare tutti i giorni, un conto è mettersi qua davanti e registrare. Quindi piccole imperfezioni, piccole indecisioni sono dovute un po' agli spazi, un po' al fatto di testare anche con te prodotti nuovi. Quindi non escludo che ci siano test di altri prodotti, non escludo di comprare sempre in nuovi prodotti, anche quelli che vendono direttamente le case madri delle borse, in modo che ce li testiamo insieme e poi vediamo quali prodotti funzionano meglio e quali no. Ovviamente scrivimi la tua esperienza, sii clemente, iscriviti al canale e capisci che sono una persona piena di incertezze e insicurezze. Ma procediamo. Subito il ghiaccio, andiamoci a pulire questa borsa e ti faccio vedere come poi la vado a conservare. Ti do due piccole annotazioni prima di partire e poi insomma procedere con la questione della pulizia. Non uso metodi casalinghi, nel senso che ho detto in qualche altro video di utilizzare anche magari il latte detergente che utilizziamo per il viso, perché comunque la pelle è comunque una pelle che è simile a quella del viso. Il problema è che quando non utilizziamo prodotti specifici per la pelletteria o comunque per i tessuti, col tempo tendono a danneggiare il prodotto stesso. Quindi io ho fatto una selezione di prodotti e fra virgolette voglio anche testare insieme a te per vedere poi l'efficacia. Ovviamente se tu hai dei prodotti che utilizzi già a casa, che sono prodotti che puoi comprare anche tu, non necessariamente quelli che ho in fabbrica, poi in qualche cosa ti farò vedere qualche piccolo trucchetto che noi utilizziamo anche in azienda, che puoi utilizzare tu a casa. Quindi cerco di fare questo giusto compromesso fra azienda, perché ci sono dei prodotti che ovviamente tu non potresti utilizzare per l'utilizzo poi magari di sistemi o di altre cose, che diventa troppo complicato e inutile che ti faccio vedere delle cose, e cerchiamo di trovare il giusto compromesso a questa cosa. Ti ripeto che io tendenzialmente non lavo le borse, mi piace vederle invecchiare, quindi non tendo a ricolorarle o a usare prodotti di qualsiasi tipo, però in questa risistemazione sto cercando di diventare ordinata anche io, quindi ti faccio vedere anche le carte che metto all'interno, uno spray fra virgolette disinfettante, ma giusto per rinfrescare un pochino la borsa e per tenere l'ambiente sempre tutto quanto più pulito e sterile possibile. Ti faccio una notazione prima di sistemare le carte all'interno. Molte di voi mi hanno scritto che magari utilizzano giornale o rimanenze di altre carte. Cercate di usare sempre carte neutre, magari riutilizzare quelle che c'erano nelle altre borse o delle
delle cose, che adesso vi arrivano dei pacchi a casa, magari di prendere quella carta, impacchettarla come ti faccio vedere e metterla all'interno, perché quando sono giornali o sono altre cose stampate rischiano di trasmigrare il colore, che magari una borsa la usate solo d'estate e quindi la tenete tutta l'inverno nell'armadio bella impacchettata e poi vi esce fuori con 1800 macchie, perché entrano in mezzo tanti fattori. Ma cominciamo, è inutile che parliamo, fra poco mi trasformo nella dottoressa Borzelli. Sono dottoressa Borzella e sono venuta a cambiare il catetere alla borsa, no? Partiamo così. Allora, sono abbastanza, diciamo, dopo questi video che ho scoperto che guardano anche i miei potenziali clienti, ho perso tutta la credibilità di questo mondo. Quindi so che, come dire, tu apprezzi il fatto che io mi esponga, mi metta, però apprezza anche che, diciamo, tutto il marketing che faccio nella vita per altre cose sul sito eccetera eccetera si vanificherà grazie a queste belle scenette che metto in campo. Però so che magari ti rubo un sorriso in un periodo pure un po' complesso e quindi ci teniamo compagnia a vicenda e non fa niente, chi se ne frega di quello che pensa la gente, no? Giusto? Quindi, allora, prima cosa, utilizzo i guanti perché io già ho le mani che, diciamo, un po' per le pellicine che mi mangio, che ogni tanto Erika riesce a far uscire fuori e la mia estetista impazzisce quando mi deve fare le mani, un po' perché ho questa secchezza, insomma, alle mani. Quindi utilizziamo i guanti, io utilizzo questi qua di Nitrile, ma che mi piace molto il colore, fa molto figo, non tanto per il nero azzurro, senza offesa, però prossima volta azzurre, che insomma sta cosa è così. Quindi che cosa andiamo a fare? Prima cosa da dire, tendenzialmente, come un pochino faccio con il bucato, quando ci sono delle macchie pretratto, quindi lavo, poi lascio agire un pochino la sostanza e poi dopo vado a passarci il pulitore. Una cosa che andiamo a fare e andiamo a testare insieme è questo prodotto qua di Nuncas. Io compro anche prodotti, allora io seguo tantissimo una persona che adoro, che è Meli Made in Sud, che fa vedere, insomma, la spesa, lo scarico, va a fare la spesa, sceglie i prodotti e tutto il resto. Non ricordo se lei ha, perché questo tipo Nuncas, insomma, comunque non mi veniva, devi parlare in italiano, Ornella, c'è il mondo, non puoi parlare in dialetto, hai capito? Okay. Allora, ogni tanto c'è questa parte brenzola di me, questa parte, no, neanche brenzola, che brenzola è sempre brutto, questa parte napoletana di me che esce, che io parlerei in dialetto napoletano sempre, ma è sbagliato perché pur essendo una lingua bisogna parlare in italiano e anche in inglese magari. Quindi dicevamo, Nuncas, che fa degli ottimi prodotti per la casa, fa anche quelli di manutenzione per i mobili e per gli oggetti di pelle, per i divani o le cose, e questo è specifico latte detergente per scarpe, borse e guanti, perché non è mai abbastanza. Quindi andiamo ad aprire. Vabbè, io adesso ho questa carta bianca che utilizziamo, quindi non è che mi interessa tanto di... Non volevo sparare a nessuno, non era un attentato, un proiettile è stato, dimenticato di togliere il tappino, vabbè. Ok, Ornellina, cominciamo a spruzzare. Questo è un latte detergente che ravviva i pellami. Ovviamente ho comprato anche questo, se ti interessa ti metto i prezzi sotto e cominciamo a pulire la borsa. Faccio così perché sembra tipo le televendite di tanti anni fa, insomma. E quindi ti faccio vedere. Ora ci sono queste due macchioline bruttine, che più che macchioline in realtà è come se il fiore della pelle fosse venuto via. Quello che ti consiglio in questo caso è di non, cioè di pulire, ma questa è usura praticamente, che la pelle in questo punto, che è un punto più esposto, ecco, non si è consumata molto di più rispetto ad altre parti, e quindi
Dopo vediamo che lucidandolo o qualche altra cosa, l'unica cosa che possiamo fare è comprare magari un qualcosa di tinteggiare, però magari lo facciamo in qualche altro video o comunque vediamo come esce pulendola. Puliamola tutta. Allora, altro dettaglio è che tendenzialmente tu dovresti coprire tutti gli accessori, però io mi immagino, no? Io sono pigrissima, vado sempre di fretta, mi immagino che per pulire poi, cioè non è che mi posso mettere a mettere lo scotch carta dappertutto, diciamo che è un giusto compromesso e magari mettere un poco prodotto, cercare di spruzzarlo non sopra gli accessori e quindi non fare quello che ho fatto piccola Ornella fino ad ora che ha fatto tipo nebulizzatore. Quindi, oppure l'alternativa, e come ti farò vedere in qualche altro video, di coprire gli accessori magari con lo scotch carta, quello là che si utilizza se devi tinteggiare casa e magari ricoprire le parti che non vuoi tinteggiare. Quindi abbiamo pulito e già guarda la borsa con questo prodotto rispetto a prima come è uscita. Facendo attenzione, faccio anche all'interno. Ti dico facendo attenzione perché ovviamente all'interno, non essendo tutta pelle ma c'è anche tessuto, cioè cerca di non spruzzare, o comunque se vuoi spruzzare cerca di farlo coprendo la parte in tessuto. Poi puliamo le maniche. Per gli accessori, qualcuna di voi mi dice ma se si scuriscono, se si... Gli accessori, purtroppo, sugli accessori incide il mondo. Andiamo a pulirlo, vediamo un pochino se queste parti qua si ravvivano ancora di più. Quindi dopo il latte detergente, questi sono prodotti che poi ho trovato consigliati un po'. No vabbè, ma è secondo me un complotto, cioè non è possibile, cioè tu penserai che queste cose sono fatte apposta, ma cioè in realtà non è, è un complotto, cioè un complotto contro di me, ma devo ritrovare, ma ha detto questo, ecco qua, quindi sbattiamo bene bene la cosa, lo dice sempre Tonea Makeup, che è una makeup artist che seguo, che lei fa così con il fondotinta, io non lo faccio con il fondotinta, faccio così, andiamo a vedere. Ok, cerchiamo di non sporcarci troppo. E in tutto questo, per fare il tipo molto tecnico, ho comprato un set di spazzole di qualsiasi tipo possibile e immaginabile, compresa una gomma pane, per poter avere più di una spazzola per poter giochicchiare con te, insomma. Ok, prendiamone una con le setoline. Spesso suggerito, insomma, con le setole semi morbide, ok? Andiamoci a spalmare. La bella lavanderina che lavi fazzoletti per i poveri. Quindi continuiamo a farlo su tutta la borsa se ci sono eventuali macchie, cioè questa parte qua che serve praticamente per lavare la borsa a secco. Quindi andiamo a distribuire la schiuma su tutta la borsa. Io cerco di distribuire l'eccesso, ok? Poi se ci sono macchie, in questo caso non ci sono, quelle là che ti ho fatto vedere, vedi, sono semplicemente dell'usura. Poi prendiamo la carta da cucina, c'è questo rotolone che noi utilizziamo per il bagno, per asciugarci le mani, e vado a rimuovere tutta la parte in eccesso, così insieme alla schiuma si porta via anche lo sporco e quindi l'abbiamo bella pulita e rinfrescata. Fatto questo, ci andiamo a scegliere una crema che serve per ravvivare o comunque mantenere nutrita la pelle, perché spesso pure quando dobbiamo mettere da parte le borse, una cosa che ci dobbiamo raccomandare è quella proprio di rendere le borse protette, ok? Quindi morbide, pulite, morbide e protette. Andiamo a prendere una crema. Io uso sempre questa qua che ho comprato di Nuncas, che qua dice che non contiene neanche siliconi. È importante anche per le borse di pelle, perché adesso anche quando compri i prodotti di skincare non ci sono parabeni, silicone eccetera eccetera, questo non contiene silicone. Ovviamente per tutti i prodotti facciamo attenzione a dove li teniamo, per i bimbi, poiché poi sono facili da
utilizzare, possono sembrare dei giochi, cerchiamo un attimino di tenerli in posti separati, ok? Come un po' si fa col detersivo, ancora di più questi, perché hanno anche le sembianze di prodotti commestibili, mettiamolo così, ok? Questo tipo di procedura io lo faccio per questo tipo di pellame, che è comunque un pellame morbido, è una pelle, è un vitello, insomma la pelle di questo tipo può essere trattata in questo modo. Poi vedremo che magari altre pelli dobbiamo saltare qualche passaggio, perché magari il latte detergente non è proprio idoneo ad esempio al nabucco o altre materie. Quindi andiamo a passare questo. Considera che noi in fabbrica, se ci sono dei graffi o delle cose, tendiamo magari a utilizzare non su tutta la borsa, ma i prodotti nel punto specifico in cui serve, quindi un pochino in linea generale a questo. Quindi andiamo a distribuirci un po' di prodotto. Incidendo un pochino poi sulle parti più scoperte, negli angoli, nelle cose, insomma, cercare di andare a distribuire tutto il prodotto. Come se andassimo a mettere la crema dopo che abbiamo fatto la skin care routine al nostro viso. Sicché facendomi vecchia, diciamo, questa cosa è diventata molto molto fondamentale. Poi in tutto questo periodo, in tutto questo che è così complicato, tutto quello che sta succedendo, io ovviamente cerco di stare a casa con mia figlia, cerco di fare lavoretti creativi e si scopre un mondo in questo senso, quindi è bello pure viversi, motivo per cui sto cercando di dedicare pure molto più tempo al canale, perché secondo me nei momenti più difficili la condivisione è la cosa migliore. Andiamo a lucidare con un panno magari di lana, quello che insomma avete a casa. Io a casa ho gli stracci vecchi insieme poi a delle cose di lana, quindi si è ravvivato un pochino il colore chiaro, abbiamo tolto tutto lo sporco, la sento pure più pulita, sono un po' più serena. Ci metto un po' di spray dentro, tutti quelli che sono adatti. Io a casa ho che ne so, quelli là per i profumatori per ambienti, per le tende e tutto il resto. Facciamo areare un pochino, non solo la borsa, anche il mio cervello. E adesso passo a metterci le carte all'interno. La cosa che tendo a fare è ridare la forma e cercare di mantenere la forma della borsa, ok? In modo che, pure tenendola conservata nell'apposito sacchetto e tutto il resto, non facciamo prendere forme strane, perché poi la pelle tendenzialmente tende a modellarsi a quello che facciamo. Ovviamente potete trovare pure in cartoleria o da altre parti, poi faccio un po' di ricerca per vedere che tipi di materiale, però prodotti simili, carte che si possono piegare, sistemare, mettere insieme, anche quelli che vengono rivendite per l'abbigliamento o l'impacchettamento, però tendenzialmente le cartolerie devono avere le cose per impacchettare. Ovviamente cercate di trovare prodotti economici, perché sennò vi vengono a costare. Io preferisco il bianco, oltre che perché li usiamo in azienda e perché tende poi a non trasmigrare in nessun, da nessuna parte. Ora, secondo voi non farò cadere il libro? Ecco. Quindi faccio dei pacchettini, in questo caso ne ho fatti tre, poi tendo a rimodellare, come ti ho detto, la borsa, quindi la massaggio, gli ridò la forma del fondo, gli ridò in questo caso, la risistemo come deve essere. Poi dopo ci andrò a mettere dentro le due tracolline, perché questa borsa, quando ho fatto la recensione, se ricordi bene, può essere usata sia come borsa che come zaino, ed eccola qui pronta per andare nell'armadio. Per pulire
questa borsa in similpelle, magari ho i prodotti che utilizzo per lavare le borse in pelle, e tendenzialmente si può fare anche con, che ne so, metti in una bacinella acqua e bicarbonato, acqua un po' di detersivo magari neutro, quelli là pure ecosostenibile e tutto il resto. Sempre lo stesso problema, il problema è quando non si utilizzano prodotti tecnici c'è la possibilità di rovinare i prodotti, non solo quelli di pelle ma anche e soprattutto quelli là di similpelle o comunque di tessuti sintetici. Quindi quello che ci interessa a noi è andare a pulire, andare a sistemare da tenere in armadio, igienizzarli, no? Perché pure questa cosa comunque di tenere prodotti che sono igienici da tenere negli armadi o comunque nei ripostigli senza che trasmettano malattie con tutte le perversioni che poi ci facciamo, e anche farli profumare un pochino. Nel caso di questa borsa di Patrizia Pepe, che non ha mai puzzato granché, io vado a fare la pulizia con il prodotto che utilizzo per lavare a secco, quindi vado a buttare un pochino di schiuma, vado ad utilizzare una spazzola con le setole morbide per poter stendere il prodotto, cerco di fare attenzione soltanto a non metterlo sugli accessori in modo che mi va a lavare il prodotto, e soprattutto qua, perché questa borsa l'ho utilizzata tantissimo e l'ho buttata dappertutto, dico la verità, ma quello è il mio modello camionista che fondamentalmente esce sempre, insomma io sono un disastro, e quindi insomma così. Messa così, vado a prendere uno straccio e a rimuovere tutto quello che è residuo di sporco oltre che la schiuma, quindi mi fa un pochino da detergente, per capirci, ok? In questo caso qui, che la, anche all'interno ha lo stesso materiale, vado a fare lo stesso tipo di operazione anche all'interno, però tendenzialmente quello che ti posso dire è un pochino come si fa con tutti gli oggetti. Quando tu hai dei materiali di cui non sei sicura, comincia da piccoli pezzi. Io ad esempio, poiché lo faccio sempre questa cosa, quindi già so i miei materiali come reagiscono, e una cosa che ti dico è che ovviamente non vado ad utilizzare lo stesso straccio che ho utilizzato per pulire sotto la borsa né all'interno né le maniglie. Molte mi chiedono la questione della lavare in lavatrice, dico la verità, a me non piace tanto, perché non mi piace come escono, tranne, come dicevo in un altro video, alcune borse tipo quello della Kipling, questa qua non è che mi fa impazzire. Questa qui già l'ho pulita, ci ho anche messo le carte dentro, vi faccio una risistemata. Andiamo adesso a metterci un pochino di deodorante. Poi se avete altri deodoranti, altre cose che voi utilizzate poi per lasciarle profumare, è bello, eh? Dovete fare anche così perché sennò non si asciuga. Fatemelo sapere. In questo caso qui, a differenza di altre borse, poiché lei, questa borsa, ha un'altra borsa all'interno, e questa qui è quella là Double Fast, ma te l'ho fatto vedere nel video in cui ti parlavo insomma della storia del canale, quindi vattela a guardare se non l'hai visto. L'unica cosa che faccio è inserire questa borsetta dentro. Se è il caso, che magari sai che le borse devono andare molto strette, oltre al sacchetto cerco di metterci un'altra borsa, un altro pezzettino di carta, nel mio caso che ho un po' di spazio in più e quindi le borse non stanno proprio strette. Fai attenzione molto alle maniglie, come le posizioni, perché magari poi quando le vai a riprendere sono tutte storte. E quello che faccio è lavare al limite, insomma, nei limiti del possibile, le flanelline, in modo che possano essere, come dire, ancora più pulite e mantenere le nostre borse ancora più pulite. Vado a mettere, chiudo ed è pronta per il nostro armadio o ripostiglio.